Abbiamo presentato quindi all'assessore Daniele una proposta per fare una mostra a Napoli, coinvolgendo direttamente il comune per riuscire a mostrare questa grande installazione di 100 lupi a Napoli. Abbiamo subito trovato il comune di Napoli d'accordo perché in quel momento, e sto parlando di luglio dell'anno scorso, si stavano concludendo le Universiadi e quindi ci sarebbe stata in occasione della delegazione cinese, un doppio effetto, quindi una mostra di un grande artista cinese, la fine delle Universiadi con la delegazione cinese, sarebbe stata una cosa perfetta. Purtroppo non ci siamo riusciti e abbiamo dovuto ripetere adesso, a novembre, la stessa cosa. Dobbiamo tenere conto che il comune di Napoli è stato molto contento di collaborare, anche perché l'anno prossimo, e in questo i cinesi credono molto, è il 50° anniversario dell'amicizia tra Italia e Cina. Quindi ci saranno moltissime iniziative sia in Italia che in Cina per celebrare questo connubio, questa amicizia, questa forma di collaborazione con grandi possibilità di sviluppo. Piazza del Municipio si trasforma in una galleria a cielo aperto, invasa da un branco minaccioso di 100 lupi contro un solo guerriero che vanamente si difende. L'artista cinese Liu Ruowang simboleggia così la feroce risposta della natura alle devastazioni causate dall'uomo e dal processo di antropizzazione dell'ambiente ormai fuori controllo. Per lui la storia dell'uomo è anche la storia del suo rapporto con la natura, contaminato oggi dalla società globalizzata e dalla perdita dei valori umani. Un aspetto specifico voluto dall'artista è quello della libera interazione con l'opera, che sta infatti suscitando un grandissimo interesse e soprattutto sollecita il contatto fisico dei passanti, in particolare dei bambini. E questo contribuisce moltissimo a formare un insieme concettuale e fisico che richiama un principio fondamentale della cultura cinese, che considera la realtà come un flusso da seguire e assecondare, piuttosto che dominare e guidare, perché ogni cosa ha il suo corso e l'uomo non deve far altro che porsi in sintonia. È anche un precetto importante del taoismo, il Wu Wei, che richiede consapevolezza su quando bisogna agire e quando non agire, l'azione senza azione, il mantenimento dell'equilibrio con la natura. Ecco che allora anche l'arte conferisce il senso di ascoltare e restituire la lunghezza d'onda dell'energia della vita, che l'opera trasmette con l'impatto scenico, la tensione drammatica, il dinamismo e la solennità. Un messaggio anche molto antico, radicato nella storia dell'umanità, che è la difesa degli animali, la difesa del pianeta, contro le devastazioni degli esseri umani, quindi ribalta il concetto, non è il lupo che è cattivo, ma magari sono gli esseri umani che hanno fatto nell'immaginario e fino anche in alcune favole fatto passare il lupo per cattivo, cioè va un po' rivisto. Noi siamo per la difesa del pianeta, la difesa del pianeta passa dalla cultura, passa dalla natura, passa dall'incontro e passa attraverso la valorizzazione delle diversità. Questa è una mostra fatta da un cinese in terra napoletana, quindi è una cosa molto bella di cui siamo orgogliosi e sta avendo un successo clamoroso, perché si fermano tutti per fare foto, si incuriosiscono, vanno a leggere su internet, cercano il messaggio di questa mostra, addirittura salgono sopra i lupi, quindi è una mostra che non è pericolosa, tant'è vero che ci puoi addirittura salire sopra, puoi cavalcare un lupo, puoi vedere un essere umano qui che combatte o si difende o non so altro, perché ognuno ci può dare la sua interpretazione.